Come un fulmine a ciel sereno esce fuori l'intervista di Massimiliano Allegri che finalmente, oserei dire, parla della situazione di Leo Bonucci. Lo fa a DAZN in un'intervista che poi vedremo integralmente nel fine settimana, ma intanto sono usciti fuori dei pezzi relativi alla situazione con Bonucci che ci fanno capire obiettivamente tante cose e che fanno emergere una verità che probabilmente stavamo aspettando da tanto tempo. E quindi andiamo a analizzare queste parole, soprattutto cerchiamo di capire perché la situazione Bonucci-Juve si poteva risolvere intanto molto tempo prima, molto tempo fa, e soprattutto in maniera un po' più forse matura da entrambe le parti. Forse si poteva trovare una soluzione più in linea con quello che è il rapporto storico che c'è stato tra Bonucci e la Juventus. Andiamo a leggere intanto cosa ha detto. Intanto partiamo dalle parole, perché sono quelle che evidentemente ci fanno capire la situazione. Mi dispiace che sia finita così. Queste sono le parole con cui fa il suo esordio in questa intervista. Allegri dice: però siamo stati chiari con Bonucci, con Leo, anzi dice, quindi non con Bonucci, già da febbraio scorso, quando io e la società gli abbiamo parlato diverse volte, quindi io e la società gli abbiamo parlato diverse volte, dicendogli che l'anno prossimo sarebbe stato un anno in cui avrebbe dovuto decidere di continuare da un'altra parte o smettere. Poi c'è tutta un'altra parte che ci fa capire tante altre cose, per cui poi ci arriviamo, ma partiamo da questa. Intanto le tempistiche. L'intervista è di questi giorni, ma si parla di febbraio. Quando? Quando la Juventus era ancora impelagata con la situazione legata proprio al caso plusvalenze, in cui la Juventus ancora aveva avuto la prima sentenza, quella dei punti di penalizzazione, ma ancora non era sicura di non disputare nessuna competizione europea. La Juventus in quel periodo, tra l'altro, era anche in Europa League, quindi poteva accedere alla competizione europea anche tramite un'eventuale vittoria in Europa League. E già da allora la Juventus aveva avvisato proprio il ragazzo, dicendogli che non avrebbe dovuto decidere se continuare da un'altra parte o smettere. E secondo me c'erano due strade: o andare altrove e farsi l'ultimo anno, perché lui aveva già comunicato di voler fare un ultimo anno in previsione dell'europeo, oppure rimanere in dirigenza. Si è provato a fare chiarezza, e soprattutto le parole di Allegri sono importanti anche dopo. Dice: quando hai 35-36 anni e hai fatto la storia della Juve, è importante. Leo ha fatto 500 partite e anche Zoppo andava in campo. Ha dato tanto alla Juve e la Juve ha dato tanto a lui. Deve prendere una decisione importante e non guardare ad un anno, ma a quel che è il futuro, perché è ancora giovane. Quello che dico ora l'ho detto anche in tempi non sospetti. È normale, quando un campione come lui arriva a fine carriera, che ci sia... è normale che ci sia paura di smettere. Io non sono stato campione, ho fatto una carriera normale e per me smettere è stato facile. Le dinamiche sono le stesse, la differenza è che uno deve avere la capacità di accettare prima. Se accetta prima è un bene per se stesso, se accetta dopo passa un momento di noia. Per me è stato un giocatore straordinario, importante, rimarrà nella storia della Juventus. 500 partite della Juventus le hanno fatte in pochi. Di fatto, con questa intervista, Allegri si mette in una posizione di giudizio dicendo: Bonucci è un giocatore finito, che non ha decisamente più possibilità fisiche di andare avanti, perché lui dice deve prendere una decisione importante e non guardare ad un anno. Cioè è un modo per dirgli: è inutile continuare a insistere per farti l'ultimo anno in previsione dell'europeo. Perché è chiaro e evidente che la condizione fisica di Leonardo Bonucci non è esattamente perfetta. Deve prendere una decisione importante e non guardare ad un anno, ma è quel che è il futuro, ma guardare al futuro perché è ancora giovane. Guardare al futuro perché è giovane vuol dire comincia a ragionare non più da giocatore ma da ex giocatore. Comincia a guardare al futuro e quindi decidere se fare l'allenatore, il dirigente, come fanno in molti, oppure eventualmente l'imprenditore, perché c'è chi invece non ha proseguito la carriera calcistica ma ha sfruttato la sua popolarità per
aprire un brand, piuttosto che, non so, aprire un ristorante o quant'altro. Ci sono varie strade che un calciatore a fine carriera può prendere. Ma lui, quando gli dice che è giovane per prendere una decisione post carriera, gli sta facendo capire che secondo lui non ha più le condizioni per poter giocare a certi livelli. Poi, tra l'altro, l'intervista che vedremo il 31 agosto su DAZN dice, parla, si evolve anche su quello che è l'argomento Federico Chiesa. Dice, Chiesa, ho piena fiducia in Federico Chiesa, l'ho visto quest'anno quando è rientrato, ha una gamba diversa. Deve convincersi che è una punta, poi ogni tanto va all'esterno in mezzo, ma lui deve fare gol. Aveva detto anche in un'intervista recente, aveva parlato di un Chiesa che secondo lui deve fare almeno 14-16 gol, quindi numeri da attaccante. È un giocatore che quando tira in porta può far male. Poi, argomento, poi ci ritorniamo su Chiesa, argomento si sposta su Napoli e su Spalletti. È un elemento di ricchezza, soprattutto quando hai un allenatore come Spalletti. C'è stata una programmazione della società, tutto parte da Benitez fino all'ultimo anno con la vittoria di Spalletti. Ha giocato molto bene. Osimhen, che è tra gli attaccanti più forti al mondo, che sposta gli equilibri, è un attaccante che ha fatto la storia del Napoli, ha spostato realmente gli equilibri lo scorso anno. E poi su Spalletti CT e Nazionale dice: Luciano è uno dei migliori che ci sia in Italia, lo dimostra la carriera, il modo in cui fa giocare le proprie squadre e i risultati che ha ottenuto. Era giusto dare il posto Mancini a Spalletti a coronamento dello scudetto e della carriera che ha fatto. Quindi buone parole per Spalletti, buone parole per il Napoli. Ricordiamoci che il Napoli aveva contattato prima di cercare Spalletti anche Allegri. Ma vabbè, chissà come sarebbero andate le cose con Allegri sulla panchina proprio del Napoli. Chissà se sarebbe arrivato o meno lo scudetto, non lo sapremo mai. Però tornerei un attimo sul discorso Bonucci. Questo secondo me chiarisce tante cose. Chiarisce il fatto che la decisione è stata fatta, presa a febbraio. Questo vuol dire che queste continue lettere di Bonucci alla società, o addirittura richiesta di intervento all'Associazione Italiana Calciatori, ci fa capire che evidentemente Bonucci questa roba qui la tiene da tanto tempo. E gli screzi tra Allegri e Bonucci sono ormai evidenti, chiari. Cioè, queste sono parole forti. Sono parole di un allenatore che ancora questo giocatore nella sua rosa e ufficialmente davanti a tutti sta dicendo. Tra l'altro parole che andranno in onda il 31 agosto. E il 31 agosto è il giorno della chiusura del mercato. E sapremo solo il 31 agosto se Bonucci avrà lasciato o meno la Juventus. Ma queste parole qui sono parole di un allenatore che in quel momento preciso, non sappiamo quando sono state registrate, se ieri, l'altro ieri, una settimana fa, un mese fa, poco importa. In quel momento specifico lui stava registrando, tra l'altro all'interno degli spogliatoi della Juventus, perché era un'intervista fatta all'interno degli spogliatoi della Juventus, ma fatta nel momento in cui Bonucci è ancora un giocatore della Juventus e sta tra le righe dicendo che è un giocatore finito. Nello stesso momento in cui lui sta trattando con Lazio, con Union Berlin, con Genoa per il suo trasferimento, lui sta dicendo occhio perché questo è finito. Occhio perché deve pensare già al post, non a un anno. E lo stesso Allegri, tra l'altro, nel periodo in cui si parlava di una possibile cessione di Vlahovic, parla della pubalgia. Quindi evidentemente forse Allegri sbaglia un po' le tempistiche. Ma vabbè, sta di fatto comunque che questo vuol dire che Bonucci sapeva già da febbraio questa situazione e forse poteva muoversi meglio ed evitare tutto il caos che ne è venuto fuori.